Allora, il nome poi tagliamo, il articolo 69 seguente 535-35 codice procedura penale dichiara quando Davide portatore del reato prescritto ed esclusa l'aggravante della premeditazione implicata minimamente per la scelta del rito, condanna proprio Davide a 10 anni prendere l'esecuzione nonché al pagamento delle spese processuali. Davide Troilo è impassibile, ha ascoltato il dispositivo che lo condanna ed è andato via scortato dalla polizia penitenziaria, mentre dall'altro lato dell'aula il fratello e la madre di Jennifer Stellecchini si abbracciavano, quest'ultima con le lacrime agli occhi. 30 anni, il massimo che il rito abbreviato consenta, dato lo sconto di pena previsto dal codice. E la decisione del GUP del Tribunale di Pescara Nicola Colantonio, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Anna Rita Mantini, omicidio volontario aggravato dai futili motivi, anche se escluso l'aggravante della premeditazione. Davide Troilo, il 2 dicembre del 2016, nella villetta di via Acqua Torbida a Pescara, dove conviveva con la fidanzata, l'ha uccisa a coltellate al termine di una lite l'ennesima dopo la rottura della coppia. Ha vinto la giustizia oggi, quindi soddisfatto è un parolone, che mia sorella non me la ridà più nessuno, quindi non è proprio il termine adatto. Va bene così, noi abbiamo creduto fin dall'inizio in una giustizia e alla fine la giustizia ci ha in qualche modo premiato. Ci si deve voler bene e quindi questi atti qua, cioè, secondo me non dovrebbero più esistere. Troilo è stato condannato anche al pagamento di una provvisionale di 200.000 euro a favore del fratello della vittima, Jonathan Stellecchini, che si è costituito parte civile, così come la madre di Jennifer, Fabiola Bacci, l'associazione Ananche, la regione Abruzzo e il comune di Pescara, per i quali i risarcimenti verranno decisi in sede civile. L'avvocato di Marco, legale di Troilo, parla di una sentenza pesante per un clima ostile creatosi a Pescara e prende a riferimento casi analoghi come l'omicidio di Melania Rea, in cui le condanne sono state minori. Sono deluso perché non mi aspettavo questa condanna, non mi aspettavo assolutamente, e sono convinto che in appello potrà esserci un esito diverso, perché io non riesco a vedere ancora la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi così come è stata contestata. Cioè, una condanna a 30 anni è superiore alle condanne, ma di gran lunga superiore a tutte le condanne che hanno preso persone che hanno commesso reati analoghi. Non so, vedi il caso Panorisi. Mi sembra che qui ci sia stato un trattamento particolarmente severo. Spero che non sia stato influenzato dal clima che si è creato qui a Pescara. Cioè, addirittura abbiamo avuto la costituzione di parte civile del comune, della regione. Insomma, mi è sembrata una cosa un po' eccessiva. Parallelamente al processo, la famiglia Stellecchini sta conducendo una battaglia per l'abolizione dal codice penale dell'istituto del rito abbreviato, affiancati dall'associazione Noi per la Famiglia e dall'Osservatorio Nazionale Sostegno alle Vittime. Chiedendo il rito abbreviato è stato dato il massimo della pena, 30 anni. Questo vuol dire che se in questo paese venisse abrogato il rito abbreviato per questo tipo di reato, oggi ci sarebbe stato l'ergastolo. Continueremo a raccogliere firme, già siamo a 25.000, non ci arrendiamo. L'obiettivo è quello di consegnare davanti al tavolo del prossimo Presidente del Consiglio, Presidente del Senato, chi che sia, le 50.000 firme.